Sinergie Moderne Network ha organizzato con la media partnership di Made in Italy, trasmissione televisiva dedicata all'innovazione, un workshop di aggiornamento tecnico sugli ultimi ritrovati e le tecnologie più innovative delle migliori aziende nel campo del risparmio energetico. Nearly Zero Energy Building, questo è il titolo del seminario. Nel contesto di Climehouse 2012 a Bolzano e presso il Four Seasons Hotel, durante tutto il giorno si sono alternati molti relatori e l'occasione è stata importante per il numerosissimo pubblico, oltre 1700 accreditati e più di 900 partecipanti, per avere un quadro più completo della direzione verso la quale il mondo delle costruzioni e risparmio energetico avanzato sta andando. Allora, Sika è una multinazionale che da 100 anni si occupa di prodotti chimici per l'edilizia, è presente in più di 70 paesi con una rete vendita e centri di ricerca in tutto il mondo, e quindi in questa ottica è da 100 anni che persegue soluzioni sostenibili. Ma il nostro settore chiaramente può portare un grande supporto a quello che è lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, è un trend che sempre più nel mondo viene perseguito e quindi il risparmio energetico è chiaramente un obiettivo a livello mondiale e sicuramente i prodotti per l'edilizia possono aiutare tanto in questa direzione. Ma sicuramente la proposizione, quelli che possono essere i progettisti, quindi i decision maker del mercato, quelli che indirizzano il mercato a conoscere delle soluzioni tecniche sostenibili per poter poi essere applicate veramente. Sicuramente quindi, oltre a soluzioni più tradizionali come possono essere quelle dell'isolamento termico o di prodotti esenti da cemento o da altri prodotti inquinanti, sicuramente ci sono delle innovazioni dal punto di vista delle impermeabilizzazioni, delle coperture con altra riflettanza e quindi poco assorbimento di calore e quindi grande risparmio energetico dal punto di vista del risparmio, del condizionamento, soprattutto nel periodo estivo, per evitare quello che è l'isola di calore e quindi tutti i problemi di inquinamento che abbiamo nelle grandi metropoli.